anni fa, il 7 è arrivata la comunicazione della regione che ha dato il diniego all'autorizzazione dell'impianto ambientale. Credo che questa sia una notizia fondamentale per il nostro territorio, che mette la parola fine, fortunatamente, dopo un iter lungo quasi 4 anni, e che ha visto dall'inizio, diciamo, dell'iter autorizzativo fino ad oggi un cambio di amministrazione avvenuto nell'ottobre 2021 e tutta una serie di problematiche che sono sorte con la ditta. Fianco a me c'è anche l'architetto Cugina, il nostro dirigente, che ha seguito ovviamente per filo e per segno tutto l'iter autorizzativo e che, diciamo, qui per dare un supporto tecnico e dopo per fare anche una spiegazione dettagliata di tutte i tecnicismi e il motivo per il quale, insomma, la regione ha deciso di dare un parere contrario all'impianto ambientale in Carveniere. Permettetemi però, visto che comunque io sono quel testo di politico, di fare anche una discussione politica. Dico questo perché purtroppo persone che non hanno voluto e che secondo me non vogliono il bene di Cavartre hanno accusato la mia giunta, il sottoscritto e tutti quelli che fanno parte di questa maggioranza di una sorta di connivenza con la ditta che aveva e ha proposto l'istanza di autorizzazione all'impianto di unità di Carveniere. E purtroppo la storia smentisce queste persone, purtroppo i fatti di oggi smentiscono queste persone. La regione ha voluto comunque approvare il progetto subordinandolo all'acquisizione di questo parere del bacino alveo montano. E successivamente il bacino distrettuale, interpellato dalla regione, si è subito espresso negativamente in quanto non c'era la documentazione necessaria. E qui parliamo del 26 luglio 2022. E allora la ditta ha chiesto alla regione una proroga per poter predisporre tutta la documentazione necessaria, una documentazione abbastanza complessa. La regione ha dato un termine di 240 giorni alla ditta e arriviamo a maggio 2023-12, dove arriva il parere negativo dell'autorità di bacino. E quindi, come abbiamo detto, il 10 luglio è stato predisposto l'articolo 10 del 241, il parere di diniego, e il 20 luglio la ditta ha mandato le memorie alla regione e poi si è aperto quel periodo di attesa per avere la risposta, durante il quale comunque noi abbiamo